Bentrovati al consueto appuntamento con fatti e opinioni. Oggi parliamo della città di Ragusa dopo le elezioni del 28 e 29 maggio scorso e lo facciamo con Federico Bennardo, che salutiamo e che ringraziamo per essere qui con noi. Federico Bennardo è un giovane neo consigliere comunale che però mette in campo alcune caratteristiche che sono anche quelle che hanno un po' richiamato la nostra attenzione. Una grande messe di voti, un grande successo personale con 655 preferenze, in assoluto il terzo più votato nella città, ma i primi due erano comunque degli amministratori uscenti di fatto, perché era l'assessore all'urbanistica Giuffrida e il delegato alle politiche giovanili di Grandi. Quindi subito dopo questi due eletti c'è Federico Bennardo che è una new entry, no? Come si spiega questo exploit elettorale? Allora, innanzitutto ciao Angelo, grazie del tuo tempo, grazie di avermi invitato e saluto anche i telespettatori. Allora, io sono Federico Bennardo, ho 29 anni, infatti da poco, sono un medico specializzando in ginecologia ed ostetricia e mi occupo anche di management dell'azienda sanitaria. Sto infatti conseguendo un master all'Università Luis Guido Carli di Roma, nella fattispecie la Luis Business School. Allora, io penso, se dovessi dare una mia interpretazione del risultato, penso al fatto che comunque la mia condizione, che è quella di fuorisede, pendolare, è una condizione analoga a tanti giovani della nostra città. In realtà è una condizione che riguarda in genere tutto il sud Italia. Se prendi i dati dell'AIRE, che sarebbe l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, puoi facilmente constatare il fatto che le regioni più in rosso, in una scala di colori, quindi che perdono italiani che perdono italiani in una scala di 1.000 abitanti, sono proprio quelle là del sud Italia, e ovviamente la Sicilia in questo è sempre capofila. Quindi diciamo che questa tendenza sia in primis ad emigrare verso il nord Italia e poi conseguenzialmente anche all'estero. Quindi i fuorisede a Ragusa sono tanti, però non significa che essere fuorisede significa non amare la propria città. Io sono il primo che appunto amo Ragusa, ho deciso di vivere qui, ho deciso di investire qui, di continuare a lavorare qui e anche di formarmi. Chiaro il fatto che comunque io sono un medico, quindi fortunatamente gli ospedali sono presenti in tutte le città e quindi per me è facile spostarmi da Roma, città in cui lavoravo prima, adesso appunto a Ragusa. Tante persone della mia età non trovano queste opportunità lavorative, mi riferisco soprattutto a chi ha un indirizzo formativo di carattere politico, di carattere giuridico, di carattere economico e quindi in questo caso appunto fanno fatica a trovare la strada per tornare a casa. Allora io Intanto, per penso. capire, ecco, le ragioni di questo grande successo elettorale, sono tutte in questo impegno all'insegna del movimento voto dove vivono, oppure ci sono anche altre ragioni di consenso No, penso ci siano per... anche altre ragioni, però trovano lì la loro radice, perché, come dicevo, tutte queste persone si sono sentite per la prima volta, magari no, non voglio prendermi tutti questi meriti, non sarà stata la prima volta, però si sono sentiti rappresentati da un giovane della loro età che ha voglia di tornare nella propria città e ha voglia di cambiare le cose per creare delle opportunità lavorative. Io di questo posso dirtelo con fatti alla mano, con contezza, perché sono state tante le persone che hanno preso un treno, un aereo, un autobus per dire scendo a votarti perché ci credo. Allora, in questo impegno, in questa linea di impegno già espletata un po' in questo periodo, ci sono due aspetti. Uno, quello di rendere più effettiva anche la democrazia e quindi consentire a chiunque voglia, senza dover sostenere costi oppure disagi, di poter votare più liberamente, no? E lì c'è per esempio l'Assemblea regionale siciliana, in un pacchetto di norme di modifica della disciplina attuale sulle elezioni comunali, c'è anche un emendamento che comprende una sperimentazione ipotetica del voto telematico e comunque una maggiore possibilità per il voto fuori sede. È una linea che si può perseguire? Sì, allora penso che la norma a cui fai riferimento tu, l'emendamento a cui fai riferimento tu, è quello della deputata Ardizzone. In realtà, durante la mia. Io ho svolto il ruolo di consulente parlamentare in Assemblea regionale siciliana e mi è per la quinta commissione, che è quella della cultura, formazione e lavoro. E mi è capitato di interfacciarmi con l'onorevole Di Pasquale, con il quale, insieme anche alla collaborazione di altri deputati, abbiamo presentato una norma sulla scia di quella nazionale, perché ti dicevo appunto che la radice di tutto in realtà è il Comitato Voto Dove Vivo, che ha presentato una legge per il voto fuori sede alla Camera dei Deputati. Sulla stessa scia, sfruttando l'autonomia siciliana, noi ne abbiamo scritta una per consentire appunto il voto fuori sede dei siciliani. In realtà non è il primo caso in Italia, il primo caso è quello della provincia autonoma di Bolzano.
In realtà questa norma consente il voto per lo più per le elezioni di carattere regionale. Sulle amministrative pare ci sia un veto da parte del ministro degli Interni perché sostiene che verrebbe in qualche modo alterata la rappresentanza. Cioè, come facciamo a dire se una persona effettivamente è fuori sede perché non ha più voglia, non ha nessun legame con la città di residenza, di partenza oppure effettivamente ha voglia di partecipare? Invece per le elezioni di carattere generale, quali le politiche? Le europee, le referendarie, questo problema non sussiste chiaramente. E invece poi c'è il tema anche molto più importante, sicuramente, anche se il primo lo è ugualmente, quello dell'evitare la fuga dei cervelli, dell'impedire che i giovani siano costretti ad andare via per poter vivere e lavorare, che qui possano avere delle opportunità. Questo è un tema politico gigantesco rispetto al quale certo non è che il comune possa fare molto, ma Assolutamente. intanto questo impegno è stato apprezzato e premiato anche dal voto nei confronti di Federico Bennardo. Ah, penso di sì, ma in realtà non solo nei confronti di Federico Bennardo. Se hai visto, diciamo che le caratteristiche di questo nuovo consiglio comunale sono differenti dai precedenti. Ci sono tanti volti giovani, se hai visto, non solo io, diciamo, sono tra i più giovani, ma ce ne sono tanti altri. Quindi diciamo che in questo caso gli elettori hanno premiato, secondo me, il buon lavoro del sindaco, la sua squadra, ma anche chiesto, diciamo, nei suoi confronti, diciamo, in generale, hanno chiesto appunto di cambiare un pochino le caratteristiche della loro rappresentanza politica. Io penso che il Comune non abbia, diciamo, la bacchetta magica, non abbia il potere di poter invertire questo trend che è comunque sostanziale. Non so se saprai sicuramente che la Sicilia è scesa sotto 5 milioni di abitanti qualche anno fa, perché appunto i ragazzi, una volta finito il loro percorso di studio, comunque rimangono fuori. Quindi il Comune però deve, di certo, nella persona del sindaco, della sua squadra, deve comunque interfacciarsi con le varie istituzioni per cercare di creare delle opportunità lavorative. Una di queste è sicuramente quella dell'aeroporto, chiaramente. Non è pertinenza del comune, però gioca un ruolo importante. Come arriva Federico Bennardo a questa esperienza elettorale? Si faceva riferimento poc'anzi a questo impegno nella quinta commissione dell'Assemblea regionale siciliana, questo è un Sì. lavoro di consulenza, e ci sono precedenti momenti di impegno politico? Allora, io non mi sono mai candidato, questo lo posso dire con certezza, però sicuramente dietro le quinte la politica è stata sempre una mia passione. L'ho fatto nella figura del consulente parlamentare nella scorsa legislatura, l'ho fatto a Roma nel comitato Voto Dove Vivo, che è un comitato, per chi non lo sapesse, nato proprio nel secondo municipio di Roma. Il secondo municipio di Roma è quello, per capirci, che ospita l'Università La Sapienza, l'Università Luis Guido Carli, quindi ha, diciamo, un numero elevatissimo di fuorisede, in cui esiste appunto il problema Certo. del fatto che questi elettori non possono, appunto perché studiano lì, non possono tornare a casa per poter votare. Quindi lì è nato il comitato e lì sono stato molto attivo. Ho viaggiato in tutta Italia con un tour per poter presentare le nostre proposte di legge. In passato ho anche svolto però come associazione di categoria, perché sono appunto un medico specializzando, nell'ente CGM, che sarebbe il segretariato Giovani Medici. Diciamo, abbiamo cercato di procurare gli interessi della categoria, che è quella dell'imbuto formativo. Sai che ci Sì. sono tanti medici, ma ci sono pochi specialisti, quindi ci siamo occupati di cercare di implementare le borse di specializzazione. Quindi sempre tutto nelle retrovie, però la politica è sempre stato il filo conduttore che ha tenuto tutte queste esperienze unite. Quindi una bella esperienza politica a tutto tondo e veramente con il valore così della politica alta, che però poi a un certo punto si è misurata anche con le difficoltà, no, di un agone elettorale in una città con Sì, 359 candidati al esatto. Consiglio Comunale e sei arrivato terzo. Sono arrivato terzo. Ripeto, secondo me, allora, innanzitutto, ovviamente, il sostegno principale è stato quello della mia famiglia, delle persone a me più vicine, quindi mio padre, mia madre, mia sorella, mia zia, e poi ovviamente tutti gli altri amici che comunque condividono, come dicevamo prima, le stesse sorti, cioè quello, e sono tanti a Ragusa le persone che appunto non riescono a, che sono appunto fuori sede e quindi comunque condividono con me, perché comunque gli altri, effetti, ci sono tanti candidati giovani, però si tratta essenzialmente di persone, di figure che comunque si sono già stabilite da Ragusa. Io invece l'ho fatto da pochi mesi, quindi ecco, nella mia figura magari si sono immedesimate tante persone. Quindi io penso che famiglia, i contenuti, ideologie siano stati, diciamo, il trend che mi ha portato a questo risultato. Ma ora però viene il bello anche, o forse anche viene ciò che è più faticoso, perché ora bisogna territorializzare, no, questo bagaglio ideale di impegno politico e portarlo dentro i recinti delle competenze dell'istituzione comunale e farne azione politica quotidiana.
Assolutamente, ecco, io magari porto il bagaglio della mia esperienza da medico e in tal senso posso dire che mi piacerebbe, auspico che a Ragusa si potesse, io penso che la chiave per poter portare opportunità lavorativa a Ragusa è quella dell'università, deve passare necessariamente dall'università tutto questo, come sai in passato avevamo tanti corsi di laurea, adesso si sono ridotti a pochi corsi di laurea, anzi è notizia positiva quella che del nuovo corso a indirizzo economico sullo sviluppo e la valorizzazione agroalimentare. Io penso e auspico appunto al rientro nell'offerta formativa ragusana anche dell'Università della Facoltà di Medicina e Chirurgia, ma anche di quelle che erano presenti in passato. Questo perché? Perché consentirebbe a tante aziende di poter gravitare attorno alla formazione degli studenti. Gli studenti, una volta conseguito il titolo, evidentemente hanno tutti gli interessi, se assunti, a restare, mettere su famiglia, comprare case, quindi creare un circolo virtuoso di investimenti. Questa è, secondo me, la prima chiave di lettura per creare opportunità. Ma poi ho avuto la fortuna di viaggiare tanto e di lavorare in diverse città. Ad esempio, parte della mia formazione l'ho svolta ad Oslo in Norvegia, ma anche in Inghilterra, ma anche in Spagna. E appunto di viaggiare molto. Per me è inevitabile fare il confronto che c'è tra la nostra parte rivierasca, quindi Marina di Ragusa, con quella della Romagna. Penso al Pala Riccione, ad esempio, che è appunto un centro congressuale interamente fatto in vetro e acciaio, quindi non un ecomostro, che ospita tanti congressi. Dalla sua costruzione dal 2008 ad oggi, quindi dal 2008 è stata inaugurata, ad oggi ne ospita di più di 800. Si parla di fiere, quindi eventi espositivi in cui noi potremmo appunto esporre tanto, tanto che abbiamo da mostrare appunto nel nostro territorio, ma anche appunto eventi congressuali che riguardano, ad esempio, nel mio caso, le società scientifiche. Ecco. Qual è l'analisi che si può fare oggi del perché anche del fallimento, comunque di un certo fallimento della presenza universitaria a Ragusa e di come rilanciarla, visto che appunto mi pare che esprimevi questo intento? Non è Sì, facile, è un non è problema semplice. innanzitutto finanziario, peraltro il crollo verticale di quella presenza è dovuto anche alla inadempienza finanziaria di altri comuni, non di quello di Sì. Ragusa, nelle esperienze consortili. E da questo punto di vista continuiamo ad andare malissimo, no? Perché gli altri comuni sono disastrati in provincia di Ragusa. Ragusa ha una sua autonomia finanziaria, ma cosa si può fare di concreto? Parlavi dell'opportunità di riportare il corso di medicina e chirurgia Sì. anche a Ragusa. È possibile? È realistico? Allora, io penso sia realistico, in realtà però non è, oltre al fatto che sia realistico, ci vuole tanto impegno. In questo caso diciamo che il nostro interlocutore non è solamente l'Università di Catania, in questo caso è anche l'azienda sanitaria provinciale, perché chiaramente per ospitare un corso di laurea così importante, le aziende sanitarie, quindi gli ospedali, devono essere attrezzati, accreditati per poterlo ospitare. Quindi ecco, in questo caso, come dicevamo prima, il ruolo in questo caso del consigliere comunale, ma di tutta l'amministrazione, è quello di interfacciarsi con gli organi preposti, prima di tutto l'Università di Catania. Nella scorsa legislatura diciamo che l'amministrazione comunale si è interfacciata con l'Università di Catania e appunto ha prodotto questo risultato importante, che è quello del nuovo corso di laurea di indirizzo economico per la valorizzazione agroalimentare. Io penso che sulla stessa scia possiamo cercare, interloquendo con gli enti, con gli organi preposti, anche altri corsi di laurea. Certo, medicina e chirurgia è il più difficile, ma è anche l'obiettivo che più io auspico personalmente per la mia storia personale. Nella tua formazione personale c'è anche un impegno profuso nell'ambito del management sanitario e Sì. quali indicazioni si possono trarre anche rispetto allo stato in cui è la qualità del servizio sanitario nel territorio, visto che poi per esempio il sindaco della sua città, nel suo comune, è il massimo responsabile della Sì. sicurezza sanitaria? Sì, allora il sindaco diciamo che de jure è il responsabile, il garante della salute, ma de facto non lo è, perché sappiamo che questo è stato sostituito poi col direttore generale, in questo caso al momento il commissario generale dell'azienda sanitaria provinciale. Però può Quindi chiedere, può sollecitare, può chiedere spiegazioni, può assolutamente, in indirizzare. realtà il problema diciamo della carenza dei servizi sanitari in tutta Italia non è appunto una competenza comunale, è un problema che riguarda in generale la figura del medico, perché il medico attualmente non è incentivato a lavorare nelle strutture pubbliche, tende diciamo più la via di fuga verso quelle private perché ha delle condizioni economiche più vantaggiose. Io sono diciamo, credo fortemente nella struttura, nel servizio pubblico, perché appunto studio questo, però appunto mi rendo conto anche che i colleghi talvolta trovano più semplice quello dell'attività privata, perché la trovano più vantaggiosa. Ecco, magari noi ci dobbiamo cercare di interloquire in questo caso con il legislatore per creare delle condizioni economiche più favorevoli, anche non solo economiche, anche proprio condizioni effettive e lavorative per portare, diciamo, medici nelle strutture sanitarie.
con gli occhi di un under 30 medico specializzando che si è formato fuori, che ha fatto tante esperienze anche all'estero, come sta oggi la città di Ragusa? Facciamo una diagnosi. Allora, la città di Ragusa è una città che comunque vive essenzialmente di turismo e oltre di turismo anche delle sue attività economiche, soprattutto nell'ambito agroalimentare. Ragusa è una città bella in cui si vive bene, quindi questo sicuramente. È chiaro che comunque la penalizza il confronto con altre città che ne soprattutto nel passato, perché diciamo è anche un problema di passato, come ad esempio la città di Noto. La città di Noto diciamo che in questo momento fa meglio di Ragusa. Ecco, io a me piacerebbe che tutti i comuni del Val di Noto si concertassero tra di loro per lavorare insieme e creare un circolo virtuoso tra di loro. In questa direzione va ad esempio l'introduzione della linea ferroviaria, come ben sai, che collega alcune di queste città. Quindi diciamo che Ragusa in questo momento, secondo me, può far di più, ma siamo sulla buona strada. E per tornare a quel tema molto importante, no? Una grande questione di politica anche nazionale, dei giovani, della veramente difficile condizione dei giovani oggi, ma almeno per cogliere questo aspetto, no? Del che cosa per esempio può fare anche in concreto il Comune per cercare di farne partire uno in meno, soprattutto di quelli che si formano bene, o farne tornare uno in più tra quelli che purtroppo hanno dovuto fare la scelta di andare via? Allora, innanzitutto il Comune, la cosa che può fare è offrirgli la giusta rappresentanza politica, perché è quello che i giovani medici, i giovani meritano. E non è difficile trovare a Nord Italia o al centro Nord Italia comunque delle figure di spessore dell'amministrazione comunale delle persone giovani. Ad esempio nel caso di Milano, Martina Riva, Gaia Romani hanno 28 e 25 anni rispettivamente al momento dell'insediamento e ricoprono oggi il ruolo di assessori con delle deleghe di particolare importanza in una città come Milano. Ad esempio penso ai servizi civici. Ma hai detto a Cassì di fare come Sala? No, diciamo che il mio pensiero in realtà Cassì lo sa benissimo, quindi diciamo che mi affido alla sua scelta, alle sue scelte che almeno fino adesso sono state molto, molto ponderate. Quindi diciamo che, appunto, dicevo che è difficile, cioè è più semplice trovare rappresentanza politica giovanile al centro Nord Italia. Quindi questo secondo me è il primo punto di partenza. Poi per creare opportunità, ovviamente condizioni favorevoli ai giovani, possiamo ad esempio incentivarli con degli sgravi fiscali per poterli consentire di aprire delle nuove attività lavorative, soprattutto al centro storico. La scelta di questo impegno politico diretto attraverso, ecco, la partecipazione alle elezioni per il ruolo di consigliere comunale è maturata come? Attraverso quali analisi? È maturata sulla base di una scelta preliminare di adesione all'esperienza dell'amministrazione Cassì? Oppure sarebbe avvenuta lo stesso, magari in un'area politico-culturale di riferimento, se c'è, se esiste anche un partito, al di là ovviamente della modalità civica con cui sia Cassì sia la sua coalizione, che probabilmente anche la tua esperienza di candidato, si sono svolti? Allora, ecco, il mio percorso con quello del sindaco si è incrociato con la presentazione della nostra proposta di legge di voto Rove Vivo 2 anni e mezzo fa, quindi ottobre 2021 a Ragusa. E quindi io contestualmente in quell'episodio ho trovato una persona molto disponibile a cui diciamo in questi anni poi mi sono affezionato e a cui mi è piaciuto diciamo e contribuire, lavorare. Riguardo comunque alla scelta civica, la mia è una scelta, e su questo sono d'accordo con lui, diciamo, di un fallimento che c'è per adesso dei partiti. Io credo fortemente nei partiti perché sono l'interfaccia che c'è con le istituzioni, però ecco, in questo momento storico magari io penso che i partiti debbano fare meglio, non presentarsi solamente al momento delle elezioni, ma costruire diciamo una base. Al momento alcuni partiti lo fanno, ecco, non tutti, quindi costruire una base in cui, che è un luogo di rappresentanza, ma anche un luogo in cui dibattere tra di loro, portare delle proposte, quindi un ambiente propositivo e non solamente qualche giorno prima delle elezioni. La città come potrà adesso proseguire la propria vita normale alla luce di questo passaggio elettorale, che ovviamente ha fatto discutere, come sempre ha contrapposto pezzi della città rispetto alle proposte elettorali che erano in campo, e poi ha dato un risultato che forse poteva essere prevedibile, sicuramente magari nei termini di una vittoria di Cassì, ma credo da nessuno, neanche dallo stesso Cassì, in questa misura così schiacciante. Come si spiega? Come si spiega la vittoria di Cassì? Cioè, così fortemente nei numeri? Io penso che una vittoria al 63% non se l'aspettava. Perché anche lui stesso ha detto che non se l'aspettava in questa misura. Io penso che non ce l'aspettavamo nessuno, soprattutto in una rosa di 4 candidati, in cui chiaramente comunque è facile diciamo la dispersione di voto. Quindi anche io diciamo che non so darti una risposta sul perché. Penso che vada letta in questa chiave di lettura quello della sofferenza che hanno i partiti in questo momento. Questo è il mio parere.
su cosa caratterizzerai la tua azione di consigliere comunale? Appunto quello che ti dicevo precedentemente, su quello di cercare di portare qui tutti quei giovani che sono comunque desiderosi di tornare, quindi creare delle opportunità, delle condizioni che sono per loro più favorevoli, al contempo adeguare Ragusa, che è una città che merita tanto per le bellezze che ha, per la storia che ha, quindi adeguarla a quella di altre città, perché noi non abbiamo nulla da invidiare ad altre città, come appunto ti dicevo, ti facevo prima il paragone con Noto, ma con tante altre città, quindi semplicemente bisogna appunto valorizzarle in primis in termini infrastrutturali, e la direzione appunto della Ragusa Catania va in questo senso. Molti turisti non vengono qui perché hanno difficoltà a poter raggiungere, quindi noi dobbiamo valorizzarla in questo senso, interloquendo con gli enti, con la regione, per cercare di portare appunto a Ragusa al lustro che aveva magari in passato. Il voto del 28 e 29 maggio è stato certamente un voto di continuità rispetto all'esperienza Cassì, ma è stato anche un grande voto di cambiamento a giudicare dalla geografia del Consiglio Comunale, sul piano anche delle presenze. Dicevi, ci sono molti più giovani di prima. Ci sono tanti giovani, sì. E quindi dicevo appunto che a mio parere, ecco, diciamo che gli elettori hanno premiato il ruolo che Cassì ha avuto in questi 5 anni, la persona che è sicuramente, il lavoro della sua squadra, però al contempo hanno chiesto all'amministrazione comunale di riflettere sul taglio che l'amministrazione comunale stessa vuole dare al suo governo, perché non si può non tenerne conto del fatto che ci sono tantissimi giovani adesso, ovviamente non solo in termini di rappresentanza ma anche di indirizzo dell'attività amministrativa, ci dobbiamo tener conto anche di questo. Come stanno oggi i giovani complessivamente nella realtà italiana? Ovviamente ciascuno ha le proprie chiavi di lettura, la propria esperienza diretta, però anche sul piano politico e anche attingendo alle analisi più compiute, anche scientificamente meglio sostenute, è una situazione drammatica. Mai i giovani in Italia sono stati così male come oggi. Potremmo citare tanti dati, dalla disoccupazione, a livello anche di retribuzione per chi comincia a lavorare anche con un'altissima formazione, a tante altre cose, ma per esempio mi piace un po' citare un'affermazione recente di un grande analista sociale che dice che ai tempi del baby boomer, no, quando ci fu la grande esplosione demografica dopo la guerra, la ricostruzione, quindi la grande crescita economica, si diceva non sappiamo come sarà il mondo domani, ma è sicuro che il mondo sarà come vogliono i giovani di oggi, questo allora. Adesso mi sa che proprio di vero non c'è nulla in questa affermazione, è vero oppure no secondo te? È assolutamente vero, considera che qualche giorno fa mi è capitato di leggere un articolo sulla stampa che parla appunto della posizione salariale dei giovani. Circa 30 anni fa, ecco, questo gap era più che dimezzato, cioè quanto guadagnava un under 30 e una persona over 50 erano, diciamo, le due posizioni erano molto ravvicinate, adesso invece questo gap è più che aumentato, e questo sempre su questo articolo della stampa la posizione italiana viene confrontata con quella delle altre nazioni. Chiaramente in Italia si vede come questo trend sia appunto aumentato, nelle altre nazioni invece si è ridotto. Quindi ecco, se non iniziamo da questo, sulla posizione che i giovani hanno nel mondo lavorativo, è difficile che si possa estrarre un circolo virtuoso, perché come ben sai, se un giovane non viene pagato quel che merita, è difficile che possa mettere su famiglia, è difficile che possa comprare una nuova abitazione, è difficile che possa immettersi nel mondo appunto economico, e quindi questo si interfaccia assolutamente con quel problema della natalità. Qualche settimana fa ci sono stati gli stati generali della natalità, e chiaramente questo emerge il dato drammatico appunto del fatto che in Italia le nascite sono, e lo dico da ginecologo ed ostetrico, da specializzante in ginecologia e ostetricia, chiaramente le nascite sono a un minimo storico in Italia. Se noi non diamo la giusta valorizzazione in primis nei termini economici ai giovani, non possiamo spiegare che ci sia un aumento della natalità, ecco, possiamo solamente parlarne altrimenti. Da un po' di tempo, diciamo certamente dai primi anni, no, di questo secolo, accade in Italia una cosa del tutto nuova, non solo in Italia, ma in Italia anche in maniera più grave, proprio per via anche del trend negativo che hanno avuto le retribuzioni, la qualità del lavoro, cioè come retribuzione anche e apprezzamento del valore sociale del lavoro. E accade che i giovani laureati di oggi stanno molto peggio e guadagnano molto meno dei genitori, in gran parte non laureati, ieri. Non era mai accaduto, e questo è il dato attuale, e come ribaltarlo?
come ribaltarlo, dare appunto aumentando gli stipendi dei giovani, dargli la posizione che meritano nelle aziende, perché se chi regge l'azienda, chi sta nel direttivo dell'azienda non lascia mai il posto ad un giovane, è chiaro che comunque questo non può essere valorizzato da un punto di vista economico, e quindi è difficile che comunque ci sia una crescita salariale, quindi è difficile che comunque i giovani raggiungano appunto le loro ambizioni nella vita, perché se tutto inevitabilmente passa appunto dal loro stipendio, dalla condizione economica. L'Italia oggi è un paese tra i più vecchi al mondo, credo che solo il Giappone abbia un'età media superiore, è un paese gerontocratico, a giudicare anche dai posti di responsabilità dove sono distribuiti, è un paese la cui classe dirigente, complessivamente intesa non solo politica, ha la media di 59 anni, la più alta d'Europa, ma tutto ciò può essere anche colpa dei giovani oppure no? Penso che ognuno si debba assumere le proprie responsabilità. Sicuramente anche i giovani hanno la loro parte, hanno sicuramente anche loro la loro parte di colpa, però appunto io penso che se non si passi da ciò che ci siamo detto precedentemente è impossibile che questo possa essere invertito, anche perché il circolo attualmente è vizioso, più anziani ci sono più si grava, e mi allaccio sempre inevitabilmente per deformazione professionale a quello che faccio, cioè tutto poi si passa comunque dal servizio sanitario pubblico, tutto graverà di più sul servizio sanitario, perché una cosa è avere un servizio pubblico che debba comunque accudire una fetta di popolazione anziana, quindi più soggetta alle malattie. È una cosa che questa fetta sia più che raddoppiata, chiaramente si ripercuote sulla tassazione, quindi. Ecco, l'esempio che in persona proprio Federico Bernardo, quindi la partecipazione politica, l'impegno politico, addirittura anche l'esperienza elettorale con il grande successo, purtroppo non sono frequenti, non sono abituali nello scenario attuale, in cui i giovani, ovviamente con tutte le ragioni storiche che abbiamo visto, che certo non sono imputabili ai giovani, però non trovano le condizioni di partecipazione, perché evidentemente non riescono a trovare la motivazione o magari credono che sia inutile, perché trovano frustrante, no, in questa democrazia non pienamente effettiva, potersi spendere. Ma tutto questo peggiorerà sempre la loro condizione, perché del ruolo e del protagonismo dei giovani c'è assolutamente bisogno, perché altrimenti è un paese che muore, è un paese senza futuro, è un paese rattrappito sul presente. Da dove ricominciare per fare anche questi discorsi, per cercare di sensibilizzare i giovani under 30 come te su questi temi? Ti è Guarda, capitato di confrontarti su questi assolutamente, temi? nella mia esperienza, diciamo che tutto passa dalla rappresentanza politica. Nella mia esperienza nel Comitato Voto Rove Vivo, nella mia esperienza come consulente parlamentare, nella mia esperienza nell'associazione di categoria del segretariato Giovani Medici, diciamo che è stato molto più semplice quando ottenere le cose o comunque parlare delle cose, quando ad interfacciarmi io lo abbia fatto con una persona della mia età più o meno, perché sente più vicino a sé le nostre istanze. Quindi tutto questo deve passare inevitabilmente dalla rappresentanza politica. Pensa che le elezioni politiche del 25 settembre 2022 sono stati solamente 4 i giovani eletti under 30 alla Camera dei Deputati, per ovvie ragioni, perché al Senato ci sono dei vincoli anagrafici, perché messi in posizioni eleggibili. Quindi ovviamente in quel caso la scelta la fanno i partiti, però se non iniziamo da qui, se non iniziamo a cercare di cambiare la classe dirigente, chiaramente non si può far nulla. Importante, visto che hai fatto questo esempio, no? Questo pessimo sistema di legge elettorale, no? Che espropria di fatto i cittadini della possibilità di eleggere i propri rappresentanti in Parlamento, e come dire, lo statuto giuridico dei partiti che si possono permettere questo, perché comunque sono delle associazioni private non riconosciute, possono fare quello che vogliono, nonostante abbiano una funzione molto importante. Rispetto a questo, la voce dei giovani dov'è? Io penso che i giovani siano, almeno parlo di me stesso, non posso arrogarmi il diritto di parlare di tutti i giovani, però io penso che in un sistema elettorale basato sulle preferenze, quindi sulla scelta del candidato, io penso e faccio una scommessa in tal senso che premierebbe più giovani, ci sarebbero più giovani in politica. E quindi conviene allora che i giovani facciano una battaglia intanto per il sistema elettorale, poi se possibile anche per, come dire, per imporre per legge ovviamente ai partiti degli obblighi minimali attraverso i quali essere tenuti all'esercizio di procedure democratiche nelle scelte che fanno su tutta la vita Sì, politica abbiamo complessiva parlato, cioè si quotidiana. parla spesso, perché effettivamente legge, di quote rosa
Nelle istituzioni però secondo me si dovrebbe parlare anche di quote anagrafiche, nella mancanza di una legge elettorale basata sulle preferenze, perché in quel senso appunto ognuno sceglie chi vuole, però siccome non c'è una legge elettorale basata sulle preferenze, allora come teniamo conto nella scelta comunque di quote rosa, dobbiamo tener conto anche di quote anagrafiche under 30, a mio parere? È una generazione liquida quella dei giovani di oggi? Non so darti una risposta in tal senso, però... Perché appunto così fra le etichette che ovviamente magari un po' gli scienziati della sociologia politica cercano di utilizzare, intanto una generazione sprecata, una generazione, ma poi sono già più generazioni, liquide e con una identità, come dire, multiforme, perché c'è precarietà anche esistenziale, è così, è vero oppure no? Io penso che i giovani abbiano voglia comunque di fare, di mettersi in gioco, quindi ecco, se la tua domanda è volta a farmi dire che i giovani sono fannulloni e cosa, no, assolutamente. E i giovani comunque hanno voglia di fare, voglia di mettersi in gioco, quindi sì. No, in questo caso comunque no, nessuna tendenziosità di questo tipo, anzi al contrario, proprio era una domanda finalizzata sempre a prendere atto di questa condizione inaccettabile di frustrazione, di emarginazione del protagonismo dei giovani. Si tratta di capire come fare a invertire la realtà, no? Assolutamente. Ma, come protagonismo collettivo, non come impegno individuale. Un'ultima domanda su questo aspetto, mi interessa anche così un confronto di idee su questo dato. Nella condizione complessiva dei giovani, no, di scarso protagonismo collettivo, può influire la modalità delle tecnologie secondo cui oggi si svolge la vita, sia individuale che dell'interazione collettiva? Ma paradossalmente i giovani hanno più competenze sulla tecnologia rispetto alle generazioni precedenti, cioè io stesso ho delle competenze che sono più che dimezzate rispetto a quelle di mia sorella che ha 5 anni meno di me, e sono sicuro che le sue competenze tecnologiche ne siano inferiori a qualcuno che sia più giovane di lei, quindi basta semplicemente dare la giusta valorizzazione. In ambito tecnologico i giovani hanno tanto da... abbiamo tanto da imparare dai giovani in termini tecnologici. Bene. Grazie allora a Federico Bernardo, che ringraziamo per aver così offerto anche la propria esperienza individuale, professionale, politica ed elettorale come momento anche di partecipazione alla vita della città, con questo straordinario risultato anche di preferenze, il terzo in assoluto più votato nella città di Ragusa con 655 preferenze, soltanto dopo Giovanni Giuffrida, che era anche l'assessore all'urbanistica uscente, e Simone Di Grandi, che era il delegato uscente alle politiche giovanili nell'amministrazione Cassì. Rispetto a tutti gli altri 357 candidati è stato il più votato, anche rispetto a tanti storici dirigenti ed esponenti importanti di partito, e quindi sicuramente, come dire, almeno i giovani qualcosa hanno detto, no, in questo senso, rispetto anche a questo aspetto che abbiamo cercato di indagare, no, della condizione che purtroppo sfuggono alla percezione della realtà quotidiana pubblica complessiva del ruolo dei giovani. Bene, un pensiero conclusivo per chiudere così rispetto anche a questa esperienza? Sì, allora innanzitutto grazie di avermi invitato, grazie del tuo tempo. Allora io niente, semplicemente penso che questa sia una battaglia che abbiamo al momento vinto, adesso semplicemente si tratta appunto di rimboccarsi le maniche, di lavorare per coinvolgere tanti giovani che attualmente sono anche disinteressati dalla politica, perché sono anche disillusi, non hanno mai avuto spazio in politica, non la conoscono, fanno anche fatica ad avvicinarsi, quindi io sono qui per questo, insomma, per cercare di avvicinare più giovani possibile alla politica, insomma, e lavorare tutti assieme per raggiungere degli obiettivi insieme, che appunto riguardano in primis i giovani. Bene, grazie a Federico Bernardo, grazie a quanti ci hanno seguito, e prossimo appuntamento come sempre con Fatti e Opinioni.